Papa Francesco inaugura i lavori del Sinodo, esperienza di Chiesa che legge la realtà con gli occhi della fede e il cuore di Dio. Rivestiamoci di coraggio apostolico, umiltà evangelica e orazione fiduciosa perché agisca lo Spirito Santo. L'omelia del Pontefice ieri nella messa di apertura, la Chiesa è chiamata a vivere la sua missione nella fedeltà, nella verità, nella carità. Le parole del Papa all'Angelus, il Signore ci aiuti a non essere società fortezza, ma società famiglia, capaci di accogliere. La veglia promossa dalla CEI per il Sinodo sabato sera in San Pietro, Francesco, la famiglia luogo di santità evangelica, discernimento, gratuità. Un cammino iniziato invocando l'aiuto dello Spirito e l'intercessione della Santa Famiglia. Questa mattina Papa Francesco ha aperto la prima congregazione generale del Sinodo, rimarcando quale sia la natura di questa assemblea, che è un camminare insieme con spirito di collegialità e sinodalità, adottando coraggiosamente parresia, zelo pastorale e dottrinale, saggezza, franchezza, mettendo sempre davanti ai nostri occhi, ha detto, il bene della Chiesa, delle famiglie e la legge suprema, la salvezza delle anime. Il Sinodo è la Chiesa che cammina insieme per leggere la realtà con gli occhi della fede e con il cuore di Dio. È la Chiesa che si interroga sulla fedeltà al deposito della fede, che per essa non rappresenta un museo da guardare e nemmeno solo da salvaguardare, ma è una fonte viva dalla quale la Chiesa si dissetta per dissetare e illuminare il deposito della vita. Il Sinodo si muove dentro il Santo Popolo di Dio, è uno spazio protetto dove la Chiesa sperimenta l'azione dello Spirito Santo. Esso parla attraverso coloro che si lasciano guidare dal Dio che sorprende sempre, che rivela ai piccoli ciò che nasconde ai sapienti, il Dio che lascia le 99 pecorelle per cercare l'unica pecorella smarrita, che è sempre più grande delle nostre logiche e dei nostri calcoli. Il Sinodo, ribadisce il Papa, potrà essere uno spazio dell'azione dello Spirito Santo solo se noi partecipanti ci rivestiamo di coraggio apostolico, umiltà evangelica e orazione fiduciosa. Il coraggio apostolico che non si lascia impaurire né di fronte alle seduzioni del mondo che tendono a spegnere nel cuore degli uomini la luce della verità, sostituendola con piccole e temporanee luci, e nemmeno di fronte all'impietrimento di alcuni cuori che, nonostante le buone intenzioni, allontanano le persone da Dio. Il coraggio apostolico di portare vita e non fare della nostra vita cristiana un museo di ricordi. L'umiltà evangelica sa svuotarsi di convinzioni e pregiudizi, porta a non puntare il dito, ma tende la mano per rialzare gli altri. È necessaria anche l'orazione fiduciosa, ovvero il cuore che si apre a Dio per ascoltare la sua voce nel silenzio. Senza lasciarci guidare dallo Spirito, spiega Francesco, le nostre parole saranno inutili, le nostre decisioni saranno soltanto delle decorazioni che nascondono il Vangelo. Il Sinodo non è un Parlamento dove per raggiungere un accordo comune si ricorre al negoziato o ai compromessi. L'unico metodo del Sinodo è quello di aprirsi allo Spirito Santo con coraggio apostolico, con umiltà evangelica e con orazione fiduciosa, affinché sia Lui a guidarci, a illuminarci e a farci mettere davanti agli occhi con i nostri pareri personali, ma la fede in Dio, la fedeltà al Magistero, il bene della Chiesa e la salus animarum. Il dramma della solitudine, l'amore tra uomo, donna e la famiglia sono i tre argomenti su cui si è incentrata l'omelia di Papa Francesco nella Santa Messa che ieri ha inaugurato il Sinodo dei Vescovi. Partendo dalla Genesi, il Pontefice si è soffermato sulla solitudine di Adamo. Oggi, in un certo senso, ha detto, viviamo la stessa esperienza, tanta potenza accompagnata da tanta solitudine e vulnerabilità, di cui la famiglia è icona. Vediamo tante abitazioni lussuose e grattacieli, ma sempre meno calore della casa e della famiglia, tanti mezzi di divertimento, ma sempre più vuoto profondo nel cuore. L'amore duraturo, fedele, coscienzioso, stabile, fertile, è sempre più deriso e guardato come se fosse roba dell'antichità. Sembrerebbe che le società più avanzate
siano proprio quelle che hanno la percentuale più bassa di natalità e la percentuale più alta di aborto, di divorzio, di suicidi e di inquinamento ambientale e sociale. Dio però non ha creato l'essere umano per vivere in tristezza o solitudine. Il sogno di Dio per la sua creatura è vederla realizzata nell'unione di amore tra uomo e donna, felice nel cammino comune, feconda nella donazione reciproca. Obiettivo della vita coniugale è amarsi per sempre. Gesù ristabilisce l'ordine originario originante, riporta tutto all'origine della creazione, ha detto il Papa. Infatti, solo alla luce della follia della gratuità pasquale, di quell'amore pasquale di Gesù, apparirà comprensibile la follia della gratuità di un amore coniugale unico ed usquam mortem. Per Dio il matrimonio non è utopia adolescenziale, ma un sogno senza il quale la sua creatura sarà destinata alla solitudine. Infatti, la paura di aderire a questo progetto paralizza il cuore umano. L'uomo di oggi rimane affascinato da ogni amore autentico, solido, fecondo, fedele e perpetuo. Va dietro agli amori temporanei, ma sogna l'amore autentico, corre dietro ai piaceri carnali, ma desidera la donazione totale. Poi Francesco indica le linee guida per la Chiesa, che in questo contesto sociale e matrimoniale è chiamata a vivere la sua missione nella fedeltà, nella verità, nella carità. Vivere la sua missione nella fedeltà al suo Maestro come voce che grida nel deserto, per difendere l'amore fedele e incoraggiare le numerosissime famiglie che vivono il loro matrimonio come uno spazio in cui si manifesta l'amore divino, per difendere la sacralità della vita, di ogni vita, per difendere l'unità e l'indissolubilità del vincolo coniugale come segno della grazia di Dio e della capacità dell'uomo di amare seriamente. La Chiesa è chiamata a vivere la sua missione nella verità, che non si muta secondo le mode passeggere e le opinioni dominanti, che protegge l'uomo dal trasformare l'amore fecondo in egoismo sterile, l'unione fedele in legami temporanei. E la Chiesa è chiamata a vivere la sua missione nella carità. Di essere ospedale da campo, con le porte aperte, ad accogliere chiunque bussa chiedendo aiuto e sostegno. Di più, di uscire dal proprio recinto verso gli altri con amore vero, per camminare con l'umanità ferita, per includerla e condurla alla sorgente di salvezza. Nell'Angelus Papa Francesco chiede di sostenere con la preghiera i lavori del Sinodo affinché lo Spirito Santo renda i padri pienamente docili alle sue ispirazioni. Terremo lo sguardo fisso su Gesù per individuare, sulla base del suo insegnamento di verità e di misericordia, le strade più opportune affinché il disegno originario del Creatore sull'uomo e la donna possa attuarsi e operare in tutta la sua bellezza e la sua forza nel mondo di oggi. Proprio la liturgia domenicale del giorno propone il testo fondamentale della Genesi sulla complementarità e reciprocità tra uomo e donna. Per questo, dice la Bibbia, l'uomo lascia suo padre e sua madre e si unisce a sua moglie e i due diventano una sola carne, cioè una sola vita, una sola esistenza. In tale unità i coniugi trasmettono la vita ai nuovi esseri umani, diventano genitori, partecipano della potenza creatrice di Dio stesso. Ma attenzione, Dio è amore e si partecipe alla sua opera quando si ama con Lui e come Lui.
L'amore donato agli sposi nel sacramento del matrimonio è riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo, come dice San Paolo. Questo amore, spiega il Papa, alimenta il loro rapporto attraverso gioie e dolori, momenti sereni e difficili, suscita il desiderio di generare i figli, di attenderli, accoglierli, allevarli, educarli. È lo stesso amore che Gesù manifesta ai bambini. Chiediamo al Signore, esorta il Papa, che tutti i genitori e gli educatori del mondo, come anche l'intera società, si facciano strumenti di quell'accoglienza e quell'amore con cui Gesù abbraccia i più piccoli. Egli guarda nei loro cuori con la tenerezza e la sollecitudine di un padre e al tempo stesso di una madre. Penso a tanti bambini affamati, abbandonati, sfruttati, costretti alla guerra, rifiutati. È doloroso vedere le immagini di bambini infelici con lo sguardo smarrito che scappano da povertà e conflitti, bussano alle nostre porte e ai nostri cuori implorando aiuto. Il Signore ci aiuti a non essere società fortezza, ma società famiglia, capaci di accogliere con regole adeguate, ma accogliere sempre con amore. Il Papa invoca la materna intercessione della Vergine Maria nel giorno della supplica alla Madonna del Rosario di Pompei. Migliaia sono state le famiglie da tutta Italia per la veglia di preghiera sabato sera in Piazza San Pietro promossa dalla Conferenza Episcopale Italiana, testimonianze di coppie di sposi e di fidanzati prima dell'intervento del Papa. Ogni famiglia è sempre una luce per quanto fioca nel buio del mondo. Il Papa lo ha sottolineato fortemente durante la veglia perché è la risposta a quando, in certe stagioni della vita, ci si chiede se si possono vincere tenebre e oscurità, ci si chiude e ci si tira indietro per fuggire la responsabilità di fare fino in fondo la propria parte. È Dio che esorta a tornare nel mondo, ad essere testimoni dell'amore di Dio per l'uomo e la grazia di Dio non alza la voce. Come quella dell'anno scorso, anche la preghiera di questa veglia è stata per invocare lo Spirito Santo affinché accompagni i padri sinodali perché sappiano ascoltare e confrontarsi con lo sguardo dritto su Gesù, parola ultima del Padre e criterio di interpretazione di tutto. E il Papa ha chiesto di pregare. Perché il sinodo che domani si apre sappia ricondurre a un'immagine compiuta di uomo dell'esperienza coniugale e familiare. Riconosca, valorizzi e proponga quanto in essa c'è di bello, di buono e di santo. Abbracci le situazioni di vulnerabilità che la mettano alla prova. La povertà, la guerra, la malattia, il lutto, le relazioni ferite e sfilacciati da cui sgorgano disagi, risentimenti e rotture. Ricordi a queste famiglie, come a tutte le famiglie, che il Vangelo rimane buona notizia da cui sempre ripartire. Nel buio del mondo ogni famiglia è sempre una luce, ha proseguito Francesco, che ha ricordato che fu Charles de Foucault a intuire la portata della spiritualità che emana da Nazareth, dal mistero della Santa Famiglia. Amando gli altri si impara ad amare Dio, curvandosi sul prossimo ci si eleva a Dio. De Foucault, attraverso la vicinanza fraterna e solidale ai più poveri e abbandonati, capì che sono loro gli evangelizzatori e che è da loro che si impara a crescere in umanità. E luogo la famiglia di santità evangelica realizzata nelle condizioni più ordinarie. Vi si respira la memoria delle generazioni e si affondano radici che permettono di andare lontano. È luogo del discernimento, dove ci si educa a riconoscere il designio di Dio
sulla propria vita e ad abbracciarlo con fiducia. È luogo di gratuità, di presenza discreta, fraterna e solidale, che insegna a uscire da se stessi per accogliere l'altro, per perdonare e sentirsi perdonati. Il sinodo è stata l'indicazione di Francesco: più che parlare di famiglia dovrà mettersi alla sua scuola, nella disponibilità a riconoscerne sempre la dignità, la consistenza e il valore nonostante le tante fatiche e contraddizioni che possono segnarla. Se non si saprà unire compassione alla giustizia, il rischio è di finire con l'essere inutilmente severi e profondamente ingiusti. La Chiesa, che è famiglia, si pone con l'amore di un padre responsabile, custode che protegge senza sostituirsi, che corregge senza umiliare, che educa con l'esempio e la pazienza, a volte semplicemente con il silenzio di un'attesa orante e aperta. L'occasione sono i 25 anni della nascita della fondazione del Banco Alimentare che sabato mattina ha portato in aula Paolo VI più di 7.000 persone che fanno parte di questa rete che solo nel 2015 in Italia ha aiutato oltre 1,5 milioni di poveri distribuendo alimenti a più di 8.000 strutture caritative. Papa Francesco nel suo discorso è tornato a denunciare una piaga che non ha esitato a definire ingiustizia, anzi di più ha detto peccato, con la quale ogni giorno dobbiamo confrontarci. Non dimenticate che sono persone, non numeri. Ciascuno con il suo fardello di dolore che a volte sembra impossibile da portare. Tenendo sempre presente questo, saprete guardarli in faccia, guardarli agli occhi, stringerle loro la mano, scorgere in essi la carne di Cristo e aiutarli anche a riconquistare la loro dignità e a rimettersi in piedi. Vi incoraggio ad essere per i poveri dei fratelli e degli amici, a far sentire loro che sono importanti agli occhi di Dio. In un mondo ricco di risorse alimentari, ha proseguito Papa Francesco, grazie anche agli enormi progressi tecnologici, troppi sono coloro che non hanno il necessario per sopravvivere, e questo non solo nei paesi poveri, ma sempre più anche nelle società ricche e sviluppate. Il Santo Padre ha ricordato due uomini che non sono rimasti indifferenti al grido dei poveri: l'imprenditore Danilo Fossati, che diede inizio e promosse il Banco Alimentare e, sul finire del secolo scorso, confidò a Don Luigi Giussani il disagio per la distruzione di prodotti ancora commestibili di fronte a tanti che in Italia soffrivano la fame. Possiamo fare qualcosa di fronte all'emergenza della fame, qualcosa di umile e che ha anche la forza di un miracolo. Prima di tutto possiamo educarci all'umanità, a riconoscere l'umanità presente in ogni persona, bisognosa di tutto. L'invito del Papa è stato quello di seguire l'esempio di Fossati e Don Giussani, i quali compresero che qualcosa doveva cambiare nella mentalità delle persone, che i muri dell'individualismo e dell'egoismo devono essere abbattuti. Gesù, ha proseguito il Papa, ci invita a fare spazio nel nostro cuore all'urgenza di dare da mangiare agli affamati. La Chiesa ne ha fatto una delle opere di misericordia corporale. Condividere ciò che abbiamo con coloro che non hanno i mezzi per soddisfare un bisogno così primario
ci educa a quella carità che è un dono traboccante di passione per la vita dei poveri che il Signore ci fa incontrare. L'esortazione finale è stata a non farsi scoraggiare dalle difficoltà, ma a gareggiare nella carità operosa. Sostenuti da Maria, pregando la Madre della Carità, Francesco ha sollecitato i presenti a pensare non a se stessi, ma a una o più persone conosciute che sono affamate e che hanno bisogno del pane di ogni giorno. È l'umiltà la virtù necessaria per difendersi con l'aiuto di Dio dalle tre insidie tipiche con le quali il demonio tenta l'uomo: il possesso dei beni che corrompe, la vanità e il potere che accendono la superbia. Papa Francesco ne ha parlato all'omelia della messa celebrata sabato mattina con la Gendarmeria Vaticana in occasione della festa del corpo. Il Santo Padre ha parlato al corpo della Gendarmeria Vaticana, che vive ogni giorno il suo compito di vigilanza e difesa e dunque una sua lotta contro le espressioni del male, offrendo una riflessione ispirata alla liturgia della parola del giorno. Questo è uno dei metodi del diavolo, è un seminatore di insidie, mai cade dalle sue mani un seme di vita, un seme di unità, sempre insidie, insidie, è il suo metodo seminare insidie. I tre scalini del metodo del serpente antico, del demonio. Primo, avere cose, in questo caso il pane, le ricchezze che ti portano lentamente alla corruzione. E questa della corruzione non è una fiaba, c'è dappertutto. Secondo gradino, la vanità. L'invito del demonio a gettarsi dal pinnacolo del Tempio non è altro che un'esibizione, indurre Gesù a inscenare, ha detto il Papa, il grande spettacolo che dimostri facilmente la sua regale divinità. E poi l'ultima mossa, il potere, l'orgoglio, la superbia. Io ti do tutto il potere del mondo, tu sarai quello che comanda. Questo accade anche a noi, sempre nelle piccole cose, attaccati troppo alle ricchezze. Ci piace quando ci lodano. La vanità ti fa fare il ridicolo. Alla fine, quando hai potere, ti senti Dio e questo è il grande peccato. Contro le tentazioni, ha notato Francesco, Gesù non risponde con parole proprie ma con quelle della Scrittura per insegnare che con il diavolo non si può dialogare. E ancora, rivolgendosi al corpo della Gendarmeria, il Papa ha detto: «Voi che lavorate, pregate tanto perché il Signore, con l'intercessione di San Michele Arcangelo, vi difenda da ogni tentazione di corruzione per il denaro, per le ricchezze, di vanità e di superbia». Prima pagina dell'Osservatore Romano con la data del 5-6 ottobre 2015. Introducendo i lavori del Sinodo sulla famiglia, il Papa ricorda che l'unico metodo è quello di aprirsi allo Spirito, con coraggio, umiltà, preghiera. Prende il via la discussione in aula dopo gli interventi del Segretario Generale e del Relatore Generale. Non museo, ma fonte viva. Editoriale di Giovanni Maria Vian. Si affievoliscono le speranze di trovare dei superstiti. Centinaia di dispersi sotto il fango in Guatemala. Per la prima volta il presidente siriano prospetta un'uscita di scena, la disponibilità di Assad.